Perché lui è lui. 43 semplici. E cari amici, benvenuti e ritrovati in questo nuovo episodio di Clash of Craft. Come state ragazzi? Come state? È un po' che non entravo in questo server, altri due giorni, sto entrando una volta ogni tanto perché con i live non ho poco tempo a disposizione, anzi ne approfitto per invitarvi al live di oggi su Hitbox, link in descriptions, manca un minuto gli attacchi, io potrei fare un raid, vediamo un po', raid, così a casaccio, vediamo se parte. Ragazzi, link in descriptions, dicevo, di Hitbox, però non so a che ora. Credo presto oggi, è domenica, per cui credo presto. Anzi, sapete che vi dico? Iscrivetevi ad Hitbox, perché almeno quando vado in live vi arriva una bellissima email che vi avvisa: ehi amico, Luke è in live, capito? Allora iscrivetevi a Hitbox, link in descrizione, in modo da ricevere la notifica. E una cosa importante ragazzi, oggi andremo in live ancora con Farming Simulator e poi sul tardi con Counter Sprite. Farming Simulator si sta rivelando veramente un bellissimo gioco, mamma mia ragazzi. Oggi andremo anche dagli animali, faremo gli animali eccetera eccetera, bla bla bla, per cui vi aspetto. Ma ora siamo su Minecraft, pronti a effettuare un attacco, sperando che questo non abbia qualche bug strano e si sia chiuso in casa. Un'isola di merda, cioè diciamolo, no? Ha un'isola di merda. Di qua si può entrare. Ha il wizard a livello 1 in acqua. Perché? Perché? Perché mettono le acque alle entrate delle case? Perché? O è qualcuno che le ha griffato? Ma non credo che possa griffare. Comunque ho usato un bug, ho usato un bug perché, se notate, uno non può rompere nelle proprie case. Vabbè, non c'è un cavolo questo, ma dai. Questa roba, dai, cos'è? Apriti. 19. Allora qualcuno l'ha già griffato, l'hanno appena griffato allora. Non lo so che è successo. 4.500, allora no. Allora è pirla lui, cioè non lo so io. Questa è una torretta deficiente. Lì abbiamo un cannone deficiente. Qua abbiamo la torre dello stregone deficiente. Non c'ha un Kaiser. Guarda, roba probabilmente da... Oh mio Dio, demolirli tutto qua. Gli rompo un blocco, ecco, così ti ho griffato, ecco, così ti impari. Torniamo all'Island, che c'è un sacco di novità. Ragazzi, allora, ho ritirato tutti i pacchetti VIP, compreso quello più potente, quello con efficienza 8 sul piccone, con protezione 8 sull'armatura, eccetera, eccetera, bla bla bla. È il VIP da $200, costa tanto. Siccome c'è gente su Facebook e Instagram che dicono: io ho donato le gemme, mi perché quello se fai amico gli helper. Ok ragazzi, guardate qua. Qua, esattamente in questa chest, c'è il VIP da $200 completo. Chiunque viene ad attaccarmi, venite qua e ve lo fottete. Ok? Ve lo regalo. Qua sono tutti gli altri VIP. Tutti gli altri kit VIP. Non me ne sono tenuto nemmeno uno. Bam. Ok? Sono tutti qua. Ve li regalo. Perché io non regalo mai niente. Cheat. Ok, allora, ragazzi, un'altra cosa. Come notate, i più accaniti avranno visto che mi sono calati i gol dell'Elisir, perché ho rinforzato il barbaro qua. Adesso è a livello 3. Potrei upgradare. Qua. Potrei upgradarlo a livello 4, ma non mi va. Lasciamolo a livello 3 che già fa yai yai così. Poi un'altra cosa, ero in caverna a scavare e mi avete disturbato per questo video, tra virgolette. Allora, senza telecamere spente io ero appunto a scavare. Ora mi tocca ritornarci. Allora, andiamo un po'. Facciamo così. Vabbè sì, facciamolo in alto, che me ne fotte a me. Facciamo così e così. Fantastico, andiamo a continuare. Poi altri aggiornamenti che ho fatto. Nulla, l'isola nulla. Mi hanno attaccato, mi hanno rubato un po' di cose. Mettiamoci la fly, visto che io può. Mi hanno attaccato, mi hanno rotto semplicemente un cubetto. L'ho rimesso di ossidiana. Vi faccio vedere anche dove, forse, se riesco. Qua. Mi hanno rotto questo cubo e il pezzo di legno. E io l'ho richiuso un attimo. Dovrò farmi le seconde mura. Dovrò rinforzarmi, forse metterò qualcosa con la lava, vedremo ragazzi, vedremo. Qualcosa devo inventarmi. Allora, possiamo andare in cavernica a fare un po' di ambaradam. Voglio riempirmi tutto di blocchi, perché io può. E lasciamo le mele d'oro qua, tanto non mi servono. Poi, dopodiché... Ah, qua ho lasciato altre mele d'oro, ragazzi. Fottetevele quando venite ad attaccarmi. Vediamo chi sarà il fortunato che viene ad attaccarmi. Se siete voi, non americani, non spagnoli, non restanti mondiali, mettetemi un cartello con scritto: grazie Luke per la roba. Grazie, prego. Ma non badiamoci in ciance delle mutante e andiamo subito al warp tier 8. Andiamo a scavare.
Allora, ragazzi, novità. Novità, meno di 2 giorni all'apertura del Main Combat. Si avvicina anche Natale, logicamente mancano pochissimi giorni. Parliamo un po' del live, Ragazzi, live. Farming Simulator 2015 si è rivelato un bellissimo gioco e molti di voi che non lo conoscevano, molti altri non gli piaceva, invece sta veramente piacendo a molta gente, veramente tanta, anzi vi aspettiamo numerosi in live oggi, visto che domenica, per chi non esce, per chi sta a casa, per chi ha freddo, per dove nevica, dove piove, dove grandina, state in casa, venite a trovarci in live, che ne dite? Allora, vi dicevo appunto che questi live sono fantastici. No, oggi ragazzi andiamo a... dovremmo riuscire a prendere le vacche, le mucche, e forse anche i maiali. Avendo messo anche le mod, è una cosa un po' più figola. Allora, il Main Combat. Il Main Combat procede bene. Meno di 2 giorni all'apertura ufficiale, perché apriamo martedì 22. Potremmo aprire anche domani, il 21, logicamente il server dovrebbe già essere pronto per domani. Il problema è che non c'è Raffaello di Game Hosting fuori casa, è un evento, adesso non so dove sia, un evento, sono cavoli suoi, dov'è comunque, è fuori casa. E a noi serve, perché qualsiasi cosa succeda al server, un blocco, un crash, un qualsiasi cosa, abbiamo almeno la possibilità di interagire con Game Hosting stessa. Per cui grazie a Raffaello che ci dà assistenza in tempo reale e starà con noi all'inaugurazione e l'apertura del Main Combat. Per cui lo apriamo martedì, che Raffaello c'è. Non è sicuro che ci sia domani, per cui abbiamo rinviato tutto martedì. Martedì 22 apre il Main Combat, il Mine Combat. Quindi tenete le dita pronte perché si inizia il nerding, ok? Siete stati chiari, pronti? Poi, altre domande ragazzi, continuate a farmi domande sotto i commenti, perché io quando posso nei video vi risponderò. Per quanto riguarda invece la serie in single player in vanilla, credo che la inizierò a brevissimo, forse anche prima di Natale, magari proprio anche in questi giorni, magari chi lo sa proprio oggi, non lo so. Molti di voi mi hanno detto: Luca, aspetta la 1.9 che uscirà nel 2016, non so quando cacchio uscirà. Sì, potrei anche aspettare la 1.9, però tanti mi hanno detto che dalla 1.8 potrei anche aggiornare alla 1.9, perché alla fine la 1.9 hanno aggiunto un sacco di cose, ma più che altro l'aggiornamento più crew, più principale, è il cambiamento della funzionalità di mob, una cosa del genere. Il combattimento, cambia totalmente il combattimento dei mob, una cosa del genere, adesso non mi ricordo, non sono stato dietro a Minecraft in questi giorni, in questo periodo, per cui non so nulla, dovrò leggermi qualche articolo prima di... O male che vada, ragazzi, che me ne fotte, la inizio da 1.8, non posso aggiornare e la continuo da 1.8, che vi devo dire, che devo fare? La serie non sarà hardcore, perché almeno non c'è quella cosa del azzo, se muore perde tutto, ma la farò in vanilla normale, così se muoio respawno e posso lasciarvi la mappa di tanto in tanto senza che la gente non rompi le pasque, ok? Poi, altri tipi di aggiornamenti o altre notizie, sì, mi sposo, a breve mi sposo, ragazzi, mi sposo con mia moglie. E vabbè, la frase mi sposo con mia moglie è brutta da dire, perché alla fine mi sposo con una già sposato con me, per cui è un po' un controsenso, diciamo. Scherzo, come faccio a sposarmi se sono già felicemente sposato con mia moglie che amo? Cioè, volevo dire a presto, a breve farò dei video con mia moglie, quello volevo dire, dei video con mia moglie, visto che vi è piaciuta la challenge e tante altre cose. E farò anche dei video con mio figlio, con Lucchino, perché sta crescendo giorno per giorno, per cui parla un po' di più, sa un po' più di cose, e farò anche dei video con lui. Siete contenti, eh? Uè, pirletti! Ah, vi ricordo il pollice in su, che ancora non avete messo. Io sto parlando a stile macchinetta da 3/4 d'ora, e però in realtà non ho detto nulla, no, scherzi. Vi ho detto un sacco di notizie, un sacco di novità, e un sacco di ambardam, Che ne dite? Ho quasi riempito l'inventario, ragazzi, Ho quasi riempito l'inventario, pensate un po', guardate qua. Guarda quanta roba, è da stamattina che scavo. Poi ho registrato questo video, anzi vi dico la verità, io avrei registrato un altro video prima di questo, di esattamente 21 minuti, ok? Dove ho preso i kit, tutti i kit, se vi faccio vedere qua i kit, se scrivo kit, vedete che li ho ritirati tutti, sono tutti cancellati. Ho fatto il video appunto mentre ritiravo i kit, mentre li mettevo nelle ceste, vi mostravo dove li mettevo, eccetera eccetera. Quando ho finito di registrare, vado per renderizzare il video di appunto 21 minuti e indovinate, mi sono accorto che non c'era l'audio della mia voce, perché i miei figli, ieri sera, quei birbantelli, mi hanno toccato il mixer girando tutte le manopole, perché per loro è un giochino, ok? E mi hanno devastato proprio il mixer, me l'hanno scambiato, infatti adesso in questo video non so come sentirete la mia voce, spero bene, perché sennò mi girano i cocomeros. E mi hanno abbassato tutti i volumi, cioè mi hanno messo l'eco.
un macello. Trovato sta che però la voce nel video non si sentiva manco con l'eco. Proprio mi hanno abbassato completamente tutti i volumi del mixer. Ora spero di averlo sistemato, non lo so, vedremo, chi lo sa. Chi vivrà vedrà, saprà e potrà giudicare. Bene, ragazzi, io sono arrivato alla fine anche di questo video. Di fretta, come sempre, ma vi ricordo che siamo sotto periodo natalizio, per cui ho un sacco di cose da fare, compreso i live. E proprio di live vi volevo parlarvi per invitarvi. Oggi pomeriggio, mi raccomando, link in descrizione su Hitbox, iscrivetevi, mettete pollice in su, condividete, commentate, fate la cacca, mi raccomando, tutti i giorni, che fa bene alla salute. Un bacione e un abbraccio, da Luke è tutto. Questo lo devo prendere. Ciao a tutti!